Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale Jack Review. Oggi volevo fare la recensione del mio kit dell'orologiaio, ovviamente sia di questo che di qualche altro strumento che sinceramente vi consiglio. Questo è quello proprio con cui sono partito, il kit proprio base, base, base. Molto economico, ma che bene o male ha tutto quello che serve. Ok, qui manca il martelletto perché l'ho messo nell'altro kit. Abbiamo l'apricassia, che come potete notare l'ho già usato, l'ho riaffilato più volte e lo uso tantissimo. È il più comodo perché questa impugnatura ci permette, diciamo, di fare molta più forza senza rischiare di farci male. Quindi lo consiglio a tutti perché è molto comodo, è molto sicuro e fa il suo dovere comunque. Poi qui troviamo le varie punte per l'apricassia, però principalmente quelle che userete sempre, tant'è che le lascio sempre collegate, sono queste. Ovviamente la qualità non è come quelli della Bergeon, non sono strumenti particolarmente precisi, vedete, hanno un minimo di gioco, ma è molto minimo, nel senso che per aprire una cassa va più che bene, non ci dà nessun problema, tant'è che io lo uso anche per aprire orologi un po' più complessi, cioè un po' più delicati, come in questo caso questo cronografo che ho riportato nuovo. Vedete, prendete la misura. Ok, qua. Ah, quanto è bello vedere un cronografo che parte. Là. Ed ecco qui, abbiamo il nostro orologio aperto. Molto bene. Stessa cosa poi per richiuderlo, però poi ora ne approfitto per farvi vedere un altro strumento che uso spesso, ovvero questo. Questo si trova nel kit ed è molto utile e molto comodo. E serve per tenere fermi gli orologi durante qualche operazione. Io spesso e volentieri lo uso quando devo fare qualche operazione tipo di apertura o di serraggio, oppure per tenere ferma qualche componente particolare. Ora, ovviamente non è proprio l'adatta per un crono, perché vedete c'ha tipo lo spazio apposta per la corona, ma non per i tasti, per i pulsanti. Però per quello che dobbiamo fare va benissimo in questo caso. Ovvero chiudere l'orologio senza problemi. Ultima stretta. Olè. E ci siamo. Con questa lo riapriamo e abbiamo fatto. Quindi questa pure è molto utile, ve la consiglio. Ovviamente tutto quanto nel kit costa davvero poco. All'interno del quale troviamo anche un piccolo spernatore, una forcella che serve per togliere o inserire i cinturini attraverso questo piccolo spazio che c'è qui all'interno. La cosa è molto comoda, ci permette di togliere e mettere i cinturini senza rovinare l'orologio. Poi abbiamo invece questa che è una base che ci serve per togliere e mettere le maglie di tutti quegli orologi che hanno le maglie con perni e collarini, e che è davvero molto utile. E ci servono questi qua, che sono dei pistoncini che vengono battuti col martelletto, che è qui, ora ve lo faccio vedere nell'altra mia scatola, perché ovviamente ci sta quella che mi porto sempre dietro e quella che ho qui. Questo è il martelletto. Comunque, ve la consiglio a tutti quanti perché ci permette di fare quelle operazioni come cambiare una maglia o qualche piccolo aggiustamento al nostro orologio senza essere obbligati ad andare dal nostro orologiaio. Quindi se vogliamo cambiare una maglia di un bracciale, togliere un cinturino, fare qualcos'altro per iniziare, questa è perfetta. Poi ovviamente io ho il mio kit, anzi uno dei miei kit che mi sono assemblato, autocostruito nel tempo, che è abbastanza grande, una valigetta con praticamente due vani dove tengo le diverse cose, i diversi strumenti. Ora vi faccio vedere. Allora, iniziamo con la prima parte in cui troviamo un accendino che può essere sempre utile e questi due pennarelli che vi lascio in descrizione, sono fantastici,
servono per ripristinare alcune casse, come ad esempio le casse cromate, quando hanno qualche imperfezione che ovviamente, come ben sappiamo, non possiamo ripristinare con i normali metodi. Questa è la punta più grande, mentre questo è quello con la punta più sottile, quindi quello che andremo ad utilizzare più spesso. Vi faccio vedere un esempio con una chiave. Vedete che è una sorta di vernice cromata, argentata, ed è perfetta per fare quei piccoli ritocchi su orologi che appunto hanno una cromatura. Costano poco e ci risolvono davvero molti problemi, ve li consiglio assolutamente. Poi, questo è il mio kit per le varie pinzette, davvero molto ben fatto. E sono pinzette antimagnetiche, vengono utilizzate principalmente in elettronica, ma ce ne sono davvero di tutti i tipi. Queste ve le consiglio perché sono di ottima qualità, mi sono trovato molto bene. Hanno anche una pinzetta un po' più grande e un piccolo cacciavite che ci può sempre essere utile. Ne ho provate diverse, alcune le ho dovute rendere. Queste sono le migliori, molto facili da trasportare e di ottima qualità. Mentre qui sotto troviamo i diversi spernatori con le forcelle per i cinturini che ho raccolto nel vario tempo, però questi ovviamente li troviamo spesso e volentieri anche, vedete, in dotazione con alcuni orologi. Questo era del San Martin, ottimo questo. Poi, beh, qui c'ho un'altra griglia per togliere le maglie con il martelletto. Qui ho una fiala di olio che uso per oleare. E ovviamente c'ho anche le punte per oleare, ve le faccio vedere dopo perché sono sotto. Vabbè, questi sono i ditalini per non lasciare impronte sui movimenti. Un piccolo panno in microfibra. La colla artiglio che serve per sistemare alcuni cinturini quando magari si rompe, si scolla qualcosa. Pasta aiosso, l'attack, non so perché sta qui, però a volte qualcosa va utilizzata come la colla bicomponente per incollare alcune parti magari di un cinturino, non lo so, può sempre essere utile insomma. Qui vabbè, ho vari viti, una spazzoletta e qui dovrei avere un po' di rodico, sì, qui c'è ancora un altro po' di rodico, serve per togliere eventuali impronte o imperfezioni, sporcizia dai movimenti. È molto comodo. Beh, qua c'è qualche pila, anche se le altre ce le ho dove c'ho tutti i pezzi di ricambio. Poi qui abbiamo, questi qua sono per poggiare sopra il movimento, ovviamente abbiamo delle varie misure, si mette in questo modo e sopra si poggia il movimento quando si va a fare un lavoro, insomma. Mentre questo lo conoscete bene, l'avete visto sempre, è il mio Diamond Selector per il test dei vetri. Molto utile e molto comodo. E questo è un piccolo microscopio portatile che serve per vedere qualche piccola imperfezione, imprecisione di un movimento quando lo si va a lavorare. È sempre utile per tante cose, quindi lo tengo sempre dietro perché lo uso spesso. Mentre questa qui è una semplice scatoletta dove vanno poi riposti gli eventuali componenti di un orologio. Questa è la componente della meccanica dello scatto d'ata tolta da un miota da cui ho messo un quadrante senza l'inserto d'ata, quindi lo tengo per sicurezza, può servire qualche componente, è qui. Perfetto, ora giriamo e vediamo un po' che c'è dall'altra parte. Ecco qui. Qui abbiamo un po' la ciccia, diciamo, qualche cinturino di ricambio. Mentre questo è un quadrante che mi è avanzato, mentre questo era quello che ho tolto dal corrugé. Altro rodico, un po' di lancette. Queste sono tutte le spring bar che ho, poi ne ho altre di là. E mentre qui troviamo un'altra pinzetta, che non so dove è andata a finire. No, eccola qui. Altrimenti ci pungiamo. Una pinzetta molto economica, però comunque a volte può servire. Una piccola pinza, la pinza Presto, serve per togliere le lancette da un quadrante senza andare a rovinare il quadrante, appunto perché poggia con questi pezzi di plastica quando lo si va ad utilizzare. Vedete? Molto utile. Questo serve pure per uno spernatore che toglie le maglie, un piccolo cacciavite, un pennelletto, un'apricasse,
un altro apricassia e questo è un punzone in legno che viene utilizzato per tenere fermi le componenti quando si sta lavorando su un movimento. Questo me lo sono ricavato da una bacchetta del sushi, per farvi capire. Molte cose me le sono autoprocurate. Beh, qui abbiamo un piccolo metro, uno spernatore per le maglie, questo anche pure, stessa cosa. Mentre qui abbiamo, vabbè, questa è la base dove metto i miei oli quando vado a fare una rioleatura, e qua ovviamente il kit di vari oleatori, le varie punte per oleare. Ovviamente queste sono Swiss made e sono di diverso calibro in base alla quantità di olio che dobbiamo mettere, vedete? In base al colore abbiamo quelle più grandi e quelle più piccole. Poi qui abbiamo qualche altro vario cacciavite, qualche ditalino in gomma. Poi, insomma, questo è il kit oleatura. Mentre qui abbiamo, vabbè, questi sono i piedini biadesivi, qualche spring bar varia, un coltellino svizzero, pezzi di cuoio, cianfrusaglie varie che spesso sono utili quando si sta facendo un lavoro. Mentre qui abbiamo una delle componenti più importanti, ovvero i cacciaviti. Questi cacciaviti sono fondamentali, almeno quelli principali sono ovviamente le varie punte da 0,5, 0,6 e 0,8. E poi ovviamente gli altri sono un optional, però principalmente quando lavoriamo su un orologio questi sono quelli principali. Le punte ovviamente possono essere cambiate, vedete, oppure possono essere ripristinate con un carrellino e una pietra per rifare le punte. Quindi li metto così per non rovinarli durante il trasporto. Principalmente, ragazzi, questo è il mio kit base con cui lavoro sugli orologi. Poi ovviamente ci sono altre cose, come ad esempio il monocolo, la lente per guardare e ingrandire, oppure il posasfere. Quelle sono comunque altre cose che magari vedremo in un altro video. Detto questo, ragazzi, grazie di aver visto anche questo video. Vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e al prossimo video di Jack Review. Ciao, ragazzi!